È stata un'iniziativa ottima, anche perché tra l'altro fa riferimento a due personaggi che hanno effettivamente non solo riflettuto sul rapporto tra la proprietà e il giornale, e hanno trovato anche delle soluzioni. Albertini l'ha trovata dal punto di vista pratico e Einaudi 30 anni dopo l'ha trovata dal punto di vista, diciamo, del pensiero politico. Poi rispetto a quella proposta di Urbino, io quest'anno ho fondato insieme con altri la società Pannunzio per la libertà di informazione e come prima mossa di questa società abbiamo preparato una bozza per lo statuto dei lettori. Io credo che il lettore debba diventare uno dei protagonisti attivi nel discorso pubblico sull'informazione. Secondo me va fatto, come è stato fatto per i bambini, una carta di Treviso, va fatto uno statuto per i lettori. Uno degli equivoci che ha distorto il dibattito sulla libertà di informazione è il fatto che tra coloro che hanno fatto i codici deontologici, tra i sindacalisti della stampa, eccetera, ha prevalso negli ultimi 50 anni il cosiddetto funzionalismo, cioè che dà un certo tipo di funzione al giornalista. Ecco, io credo invece che il giornalista debba essere solo e non è poco però, un testimone della realtà e debba fare opera di testimonianza. Se di questo si discutesse nelle scuole di formazione dei giornalisti, beh, sarebbe, diciamo, di base proprio fondamentale. Anche per me sarebbe importantissimo sapere l'opinione dei futuri neogiornalisti, chiamiamoli così.